Il maltempo di 10 giorni fa ha creato una serie di piccoli smontamenti. Questi si sono creati soprattutto nella parte sommitale della valle, in quanto le abbondantissime precipitazioni della notte, susseguite da temporali autorigeneranti della mattinata, hanno fatto sì che hanno innescato l'acqua in alcuni canali che normalmente ovviamente non hanno l'acqua perché non sono dei rii, e hanno portato a valle del materiale detritico che ha interessato in alcuni punti la sede stradale. Già nella notte noi monitoravamo quelle che erano le forti precipitazioni, e durante la mattina, proprio in merito a quelle che erano le previsioni della giornata, che erano ancora di fortissime piogge e intense, avevamo già preallertato la popolazione, quella interessata soprattutto a una frazione di Valdo, nei due cantieri che abbiamo aperto, quello della frana e quelli che dovremmo aprire appunto di fianco a Sagesbolde, nella frana del Vannino. Per precauzione ci siamo spostati tutti a ponte, abbiamo spostato anche le persone dal campeggio di fondovalle perché il fiume in un attimo si era innalzato, e quindi per precauzione ci siamo spostati tutti. Nulla è successo, né agli edifici né alle persone. Sicuramente i danni sono ovviamente i ripristini di tutti i canali e i rii che sono stati deviati, il materiale che è stato portato avanti, l'acquedotto nella frazione di Foppiano, e soprattutto anche il guado alla base dei tornanti, che era la vecchia strada, che però adesso è utilizzata dai numerosi ciclisti per la trasumanza del bestiame, le pecore, le manze, le mucche, e che adesso sono costretti a passare in galleria. ANAS ci ha assicurato che a brevissimo lo ripristina. Quello è un cantiere, un guado provvisorio di 10 anni, perché lì è ancora un cantiere di ANAS che deve completare il ponte, quindi ci auguriamo che questo venga ripristinato. Per quanto riguarda il nostro conto, abbiamo avuto la visita lunedì scorso dell'assessore Gabusi, che ringraziamo perché è sempre molto vicino al territorio quando succedono questi eventi, e dei vertici delle opere pubbliche della regione Piemonte, che ci supportano sempre con competenza in quelli che sono poi passaggi per il ripristino della situazione.